tutto pronto per la 27esima edizione delle giornate FAI di primavera, sabato 23 e domenica 24, porte aperte in 6 siti sardi. 1000 euro per le donne che fanno le mamme a tempo pieno, per il momento è solo una proposta, ma in tanti ci sperano. Il rapper olbiese Salmo sta conoscendo il successo con il suo ultimo video lunedì. L'ex hotel Scala di Ferro ha tanto da raccontare, lo scrittore Pierluigi Serra ci svela i suoi segreti a Cagliari. Buongiorno e bentrovati con l'edizione domenicale dell'informazione di TCS Canale 13. Avete sentito dai titoli, ci stiamo avvicinando. Il prossimo weekend, il 23 e 24 marzo, saranno le giornate FAI di primavera. Sono aperti 1100 siti in tutto il suolo nazionale, 6 in particolare in Sardegna. Vediamo quali. Il prossimo 23 e 24 marzo si festeggia in Sardegna la 27esima edizione delle giornate FAI di primavera. La sezione sarda partecipa con 6 aperture a Sassari, Palau, Nuoro, Ulassai, Cagliari e Assemini. Ormai è diventato uno degli appuntamenti più importanti del panorama culturale italiano e conosciuto dalla stragrande maggioranza dei sardi. Un'occasione di incontro e di raccolta fondi che, tramite le iscrizioni e i contributi dei visitatori, per il FAI significa poter contribuire concretamente e autonomamente a salvare l'immenso patrimonio culturale e ambientale di tutta l'Italia. La direzione regionale FAI Sardegna, con le delegazioni di Sassari, Nuoro e Cagliari, il gruppo FAI Ogliastra, contribuiscono con l'apertura straordinaria di 6 importanti siti affiancati dalle saline Contivecchi presso Assemini, bene di recente affidato alla gestione del FAI, e dalla batteria militare Talbone presso Punta Don Diego in territorio Palau, bene custodito dal FAI dal 2002. A Sassari apre straordinariamente il plesso delle Figlie di Maria, un'istituzione benefica ottocentesca dedicata all'educazione degli orfani, dei bambini svantaggiati e soprattutto delle bambine, e per questo molto cara ai sassaresi, che lo chiamano l'orfanotrofio. Tra gli ambienti interni dell'istituto saranno visitabili il piccolo ed elegante teatrino e una cappella dotata di pregevoli vetrate colorate e un ampio matroneo. All'esterno saranno visitabili anche il vecchio lavatoio e la dragunara, una vena d'acqua sotterranea che si inserisce nel sistema delle sorgenti del territorio di Sassari. A Nuoro aprirà lo storico complesso dell'ex artiglieria, costruito tra gli anni 20 e 30, e racchiude circa 20 edifici tra strutture abitative, uffici, officine, magazzini, un rifugio antiaereo, una tipografia e un teatro. A Ulassai il nuovo gruppo FAI Ogliastra curerà invece un'apertura che riguarderà il museo a cielo aperto Maria Lai, un'area che nasce con l'intento di tutelare, promuovere e valorizzare il patrimonio che l'artista ha lasciato in eredità al suo paese natale. A Cagliari viene aperta in anteprima e in via eccezionale il cantiere della passeggiata coperta del Bastione San Remi, luogo simbolico per la città, chiuso al pubblico da 5 anni per la via delle infiltrazioni, a causa delle quali sono stati necessari importanti interventi strutturali. Saranno visitabili la passeggiata coperta e la terrazza Umberto I, con la maestosa scalinata a doppia rampa progettata e costruita in stile classicheggiante tra il 1896 e il 1902, inglobando le antiche cortine difensive medievali e spagnole del circuito fortificato della città, già unificate nel bastione di San Remi attraverso lo spianamento degli antichi bastioni cinquecenteschi dello Sperone e della Zecca. Tra il moderno complesso monumentale e le antiche mura è stata portata alla luce un'area archeologica che mostra ancora alcuni tratti di mura e altre testimonianze storiche rilevanti. Apriranno al pubblico un ormai grande classico, le saline Contivecchi, con visite guidate che illustreranno, attraverso l'allestimento di epoca, documenti storici e videoproiezioni immersive, la storia delle saline, dove l'industria dell'oro bianco convive dagli anni 30 con un'oasi naturale popolata da migliaia di fenicotteri rosa. A Palau sarà visitabile la batteria militare Talmone, che da 200 anni presidia il braccio di mare che separa l'isola di Spargi dalla Sardegna, in un paesaggio fatto di graniti epici, flora mediterranea e mare. È un'importante testimonianza della storia militare del nostro paese e della dura vita quotidiana dei soldati, e faceva parte di un sistema difensivo sorto a fine Settecento e costituito da una cinquantina tra forti, fortine e batterie militari sparsi nell'arcipelago della Maddalena.
Per l'elenco completo delle aperture sarà possibile consultare il sito www.giornatefae.it o telefonare al numero 02 4676 15399. Ecco, naturalmente sono tanti i siti da poter visitare. In Sardegna, come vi abbiamo detto, sono 6, ma il sito del FAI è ricchissimo di informazioni, di immagini, da cui abbiamo tratto le immagini che appunto avete visto assieme a questo servizio. Cambiamo completamente argomento e parliamo delle imprese che in larga maggioranza si sarebbero augurate di non dover affrontare la Brexit, la conseguenza appunto dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, e meno che mai un accordo non chiaro come si sta rilevando adesso per la Brexit. Ebbene, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari ha organizzato per il prossimo 18 marzo l'Export Day 2019 per capire che cosa succede nell'uscita dell'Inghilterra dall'accordo dell'Unione Europea, e insomma con grande curiosità se ne è occupata la nostra Alessandra Dari. Anche gli uffici doganali sardi si organizzano per la Brexit, l'ormai imminente uscita prevista per il 29 marzo del Regno Unito dall'Unione Europea. Ebbene, lunedì 18 marzo ci sarà l'Export Day, un evento in cui tutti gli uffici della dogana sardi saranno a disposizione delle imprese, in particolare di quelle che hanno poca dimestichezza con le formalità doganali da assolvere prima di effettuare operazioni commerciali con i paesi extraeuropei, perché questo sarà l'Inghilterra all'indomani del 29 marzo. Per l'Export Day saranno organizzati seminari sia nella Camera Commercio di Cagliari che quella di Sassari, eventi a cui parteciperanno gli esperti del settore proprio per spiegare e facilitare le operazioni commerciali dei tanti imprenditori che di fronte alla scelta dell'Inghilterra sono un po' confusi. In realtà, come spiegano dall'ufficio dogane, lo scenario più impegnativo è dato dal fatto che l'uscita non ha accordi, il cosiddetto no deal. L'agenzia delle dogane monopoli, nell'ottica di fornire il massimo supporto agli operatori che hanno scambi commerciali con il Regno Unito, ha stabilito che gli uffici doganali locali organizzano questi Export Day presso le Camere di Commercio, oltre a potenziare gli URP, gli uffici relazioni con il pubblico, e promuovere dei desk informativi. Altre iniziative sono quelle di mantenere validi i rapporti con le istituzioni locali per lo scambio di informazioni, promuovere un'azione di riesame da parte dei professionisti del settore, segnalare ogni situazione di rilevanza nazionale ai livelli superiori e infine facilitare gli adempimenti per gli esportatori. Insomma, un problema sarà certamente la Brexit, come affrontarla, ma c'è un problema anche della popolazione femminile, delle donne che diventano madri, che devono cercare di trovare una quadra familiare all'economia del proprio focolare. Ebbene, c'è una proposta di legge per dare 1.000 euro alle donne che decidono di fare le mamme a tempo pieno, per molti una iniziativa lodevole, ma naturalmente non mancano le critiche. Maurizio Melis. 1.000 euro da destinare alle donne che scelgono di fare la mamma a tempo pieno. Si chiama reddito di maternità. Allo stato attuale è soltanto una proposta di legge presentata nei giorni scorsi dal coordinatore nazionale del Popolo della Famiglia, Mirko De Carli. L'iniziativa ha sollevato delle polemiche, come quella della presidentessa dell'Associazione Socialismo, Diritti e Riforme, Maria Grazia Calligaris. Ma pensare di innalzare il tasso di natalità con un reddito di maternità appare veramente singolare e rischia di essere un pericoloso boomerang per le donne, che da sempre per poter vivere in maniera serena e paritariamente all'interno della famiglia chiedono con forza il diritto a un lavoro retribuito dignitosamente, e soprattutto chiedono in aggiunta servizi territoriali. Le donne sarde in particolare possono certamente accedere a un sussidio per la famiglia dove appunto si trovano minori, bambini, che siano nati dalla coppia o che siano stati adottati.
ma questo non significa che all'interno di quella famiglia le donne debbano rinunciare al lavoro. Quindi un reddito di maternità sembra più che altro un modo per allontanare le donne dal consorzio civile e per allontanarle da quello che è il loro ruolo fondamentale. Le donne danno un contributo molto importante alla società perché questa possa crescere armoniosamente. Ecco perché gli aiuti finanziari vanno erogati senza che le mamme debbano rinunciare alle proprie prospettive di lavoro, alle proprie aspirazioni, perché la società ha bisogno di loro e le donne hanno bisogno di mariti, di compagni che condividano insieme a loro la genitorialità e quindi costruiscano famiglie in grado di gestire le problematiche che all'interno nell'arco della vita si affacciano costantemente. Cardi spera invece che la proposta ad hoc per l'isola diventi un modello per tutto il territorio nazionale, anche perché l'isola detiene una delle percentuali più basse a livello nazionale per quanto riguarda la natalità. L'obiettivo della legge è quello di garantire l'aiuto economico per 8 anni ogni qualvolta arrivi una nuova nascita. Il costo dell'intera operazione si aggira intorno ai 3 miliardi di euro all'anno. E cambiamo completamente argomento, parliamo di un disco che sta polverizzando tutti i record. L'ultimo video lunedì ha superato il 1 milione di follower in pochi giorni sui social. Parliamo di Salmo, un cantante rapper di Olbia che si guarda il momento di popolarità e si trova a dover recuperare o concorrere per il premio Amnesty International riservato agli artisti che si sono confrontati sulle tematiche dei diritti umani. E il 17 agosto Salmo sbarca ad Arbatax con il suo tour. Nicola Pisu. D'altronde, oggi è facile scoprirlo, decantarlo, osannarlo. Lui, con quel cognome un po' così, particolare, Pisciottu da Olbia, è bravo. Canta, suona e rappa, produce, scopre e pensa da grande, alla grande. Salmo, nel bene o nel male, è monumentale in tutto quello che fa, dall'ultimo video tratto da Playlist. Il titolo, Lunedì. E chiamarla clip è davvero riduttivo, è un vero e proprio cortometraggio con una scena che è già tutta asciutta, sorprendente, dinamica, mai banale, con un attore, Alessandro Boni, straordinario, e poi la musica di Salmo, sempre lui, in cima a tutte le classifiche, record man con il suo 90 minuti, che, uscito qualche mese fa, ha polverizzato e cannibalizzato tutti con oltre 1 milione di accessi streaming in sole 24 ore, piazzandosi al primo posto della classifica iTunes, Spotify e Apple Music. E mai nessuno come lui aveva fatto. Eclettico Salmo, ora pensa al cinema e non solo. Lui, da Olbia, Sardegna, concorre per il premio Amnesty International Italia, il riconoscimento riservato agli artisti italiani che lo scorso anno si sono confrontati sulle tematiche dei diritti umani. Con lui una vera e propria nazionale di fenomeni. Ermal Meta e Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente, Carmen Consoli con Uomini Topo, Francesca Michelin con Bolivia, Roy Pace e Aretusca con Willy Peyote, con Salvagente, i Pancreas con U Soli, il Radio Verdisce con Nuovi Schiavi e infine i Subsonica con Punto Critico. Salmo dunque c'è e ci sarà anche quest'estate nella sua Sardegna, ad Arbatax il 17 agosto al Red Valley Festival. Bene, ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, non cambiate canale. Bene, questa seconda parte del telegiornale la dedichiamo a un palazzo fabbricato storico a Cagliari, l'ex Hotel Scala di Ferro. È un monumento neogotico ed è stato albergo all'avanguardia tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento e ha ospitato personaggi di un certo lignaggio e riguardo. L'abbiamo indagato, siamo andati a vederlo, siamo andati a scrutarlo con il nostro amico scrittore e indagatore dell'ignoto, Pierluigi Serra.
Come potete vedere, siamo in un posto forse sconosciuto a tante persone qui a Cagliari, nel capoluogo sardo. È un vecchio palazzo di nome Scala di Ferro, che forse molti ricorderanno dalla nostra precedente puntata, che è stato trasformato alla Banca di Sardegna. Viene utilizzato come sede di uffici e congressuale. Siamo naturalmente in compagnia di Pierluigi Serra, il nostro scrittore indagatore dell'ignoto. Buongiorno. Buongiorno a voi, ben ritrovati per raccontare ciò che abbiamo lanciato in pillola la scorsa puntata. E quello che abbiamo lanciato è il fatto che Gabriele D'Annunzio è stato qui a Cagliari ancora 19enne e aveva fatto delle cose che un po' rientrano in quelli che sono le tue competenze, cioè qualcosa legato all'esoterico, allo spiritismo, a quello che è segreto e nascosto. Gabriele viene qui con un compito ben preciso. Lui arriva qui per parlare con gli spiriti, utilizzando delle formule alchemiche, degli schemi antichi. Ma da dove deriva questo interesse di Gabriele D'Annunzio verso il mondo sconosciuto? Beh, c'è da raccontare un antefatto. La zia di Gabriele D'Annunzio è badessa del monastero di Ortona, religiosa di cultura, di spicco nel suo ambito culturale, ma non fa solamente la religiosa. Nel buio della sua celletta, donna Onufria, così si chiama la badessa, coltiva la ricerca e l'arte dello spiritismo. È lei che, fra un pendolino e alcune carte magiche, insegnerà a Gabriele D'Annunzio, introdurrà, lo inizierà in maniera appropriata alle scienze arcane. È un qualcosa che Gabriele D'Annunzio porterà appresso dentro di sé per tutta la vita, fino alla costruzione del Vittoriale. E quando Gabriele, 19enne, arriva qui nella nostra città, lo stavamo raccontando la puntata precedente, aveva fatto una domanda ben precisa al direttore dell'albergo, dell'hotel Scala di Ferro. Chiede una stanzetta riservata con un tavolino a tre zampe e delle candele, perché deve compiere una seduta spiritica. Gabriele naturalmente sa che questo è un luogo di energia, è venuto a conoscenza che questo è un luogo magico. Lui è un appassionato di storia, di cultura, di tradizioni, quindi quando arriva qui a Cagliari sa benissimo che questo è il luogo migliore dove poter evocare gli spiriti, deve entrare assolutamente in contatto con l'aldilà. Poi Gabriele sarà protagonista di tante altre sedute spiritiche, non ultima una celeberrima con Eusapia Paladino, che si svolge nella casa di una nobile donna russa, la contessa Polozov. Ma qui Gabriele effettivamente entra per la prima volta in contatto con il mondo dello sconosciuto. Cosa succede non lo sappiamo di preciso. Però Gabriele D'Annunzio lascerà una piccola traccia di questo mondo magico nel raccontare qualche giorno dopo la caschetta di Saspendula a Villa Cidro. E lui parla di un mondo magico popolato di esseri fantastici, muti guardiani di pietra. Beh, sono tutti segnali che riportano a quello che è un mondo effettivamente magico che circonda la nostra isola. E qui sicuramente qualcosa succede. Un mondo arcano, un mondo fatto di pietra, un mondo fatto di anime, anime nascoste, anime che trovano una loro posizione nel mondo che noi definiamo sconosciuto, ma che esiste e che Pierluigi ci racconta in queste puntate. Ma a questo punto proseguiamo nel nostro viaggio, andiamo a scoprire altre piccole curiosità. Andiamo. Andiamo. E stiamo uscendo dalla zona interna della Scala di Ferro, in realtà abbiamo visto poco perché comunque sono più che altro uffici in questo momento quelli utilizzati, però andiamo a vedere una parte retrostante che tu ci hai detto interessante. Sì, c'è tutta l'altra parte che riguarda quello che era il vecchio cortile dell'hotel Scala di Ferro, anche questo ritrasformato, riutilizzato, però vale la pena guardarlo per alcuni elementi architettonici che sono comunque rimasti in alterati. Dopo di lei. E per non scordarci delle nostre origini strettamente collegate al regno sardo,
E parlando di Regno di Sardegna, parliamo di Savoia, Carlo Felice, partendo dall'inizio, qui possiamo vedere un piccolo stemma che forse a molti sfugge, e non solo, anche una scritta che ricorda questo palazzo che cos'era. Vediamo campeggiare sopra di noi la scritta Scala di Ferro, il luogo magico per eccellenza. Dobbiamo ricordare anche un'altra cosa, che il buon Carboni, l'ideatore dei bagni Carboni, non a caso decide di mettere questi bagni, anzi questa spa, in questo luogo, perché anche lui sa comunque in ogni caso che questo è un luogo di buone energie, non è solo un luogo di morti, ma c'è qualcosa effettivamente che ha un valore molto positivo, quindi ciò che c'è qui è qualcosa di buono. Io ti volevo chiedere, ma come mai il mondo dei morti incuriosisce così tanto i vivi quando invece ne sono spaventati? Ma in realtà è l'eterno dubbio su ciò che c'è al di là, su ciò che ci aspetta. Miriade sono le interpretazioni e le voci. Io dico sempre una cosa, è inutile negare a priori l'esistenza di altri mondi o di altri livelli di vita, come forse è troppo baggiano dar per accertato che esista qualcosa. C'è sempre un punto di domanda. Certo, ci sono molte cose che lasciano comunque con numerosi interrogativi aperti, per cui alcune manifestazioni, insomma, ci preoccupano non poco. Senti, invece proseguiamo nel nostro giro odierno, dove andiamo adesso? Entriamo dentro quello che era il vecchio cortile dell'hotel Scala di Ferro, dove possiamo vedere ancora tutte le merlature di questa struttura che viene costruita secondo quello stile neogotico che è tanto in voga nel periodo. Stiamo parlando della metà del 1800 e Cagliari si riabbellisce di tutta una serie di strutture e Carboni, quando decide di costruire questo luogo, lo fa seguendo la moda del tempo. E noi seguiamo la strada che ci conduce a queste amenità. Non sembra neanche di essere a Cagliari qua, in realtà, perché queste merlature e queste finestre in stile gotico richiamano altre culture, ma in realtà Cagliari ha passato tanti secoli con diverse dominazioni e diverse culture architettoniche. Qui siamo all'interno nel cortile dell'ex Scala di Ferro. È lo stile neogotico che va tanto di moda in quel periodo, è uno stile che richiama ovviamente un trascorso medievale, ricco di fascino e di altrettanto mistero. Non è solo Cagliari essere interessata da questo stile architettonico, ma dilaga in tutta l'Italia. Il buon Carboni, quando decide di costruire l'hotel Scala di Ferro, lo fa su questa impronta che vedete bene richiama uno stile del Medioevo che tra l'altro attrae moltissimo il Carboni e non solo lui, perché c'è la grande rivalutazione di quel periodo storico del Medioevo, che non è un periodo buio, anzi è un periodo di grandi fermenti culturali, di grandi attenzioni verso l'architettura, l'arte del costruire. Ricordiamo solo Chartres e le varie cattedrali francesi. Bene, questo stile un po' richiama quell'idea, l'arte del costruire che tanto è cara a numerosi appartenenti alla massoneria che qui a Cagliari, come il Carboni, come Gabriele D'Annunzio, come Totò, di cui abbiamo parlato prima, fan parte e si ritrovano qui attorniati da queste strutture che stanno dentro il loro cuore, ma sono qui perché qui ci sono energie molto positive, lo dicevamo prima. Bene, su queste parole chiudiamo questa puntata, questo speciale, questa pillola lunga, 12 minuti del viaggio di una Cagliari misteriosa in compagnia di Pierluigi Serra, che ovviamente ci accompagnerà prossimamente per scoprire ancora delle piccole amenità della città di Cagliari. Ce ne sono ancora da vedere, sì. Ci sono tantissimi altri luoghi, l'abbiamo già visto, ma Cagliari riserva sempre delle sorprese affascinanti e delle sorprese che sicuramente desteranno l'attenzione dei nostri telespettatori. Motivo in più per rimanere con noi, grazie per averci seguito, ciao Pierluigi.
Buon viaggio e buon vento, come si dice in una giornata così ventosa, carica tanti viaggiatori. Bene, questo era tutto per il telegiornale di oggi, grazie per averci seguito, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.